Allora, cominciamo. Anzi, continuiamo con le liste concatenate, come vedete. Allora, abbiamo, nelle lezioni passate, abbiamo visto diverse soluzioni per risolvere problemi su liste concatenate. Adesso cerchiamo di mettere a frutto quello che abbiamo imparato, diciamo, con un esercizio molto simile, ma comunque diverso da quelli precedenti o da quello precedente. Allora, nelle lezioni passate abbiamo esaminato come aggiungere un nodo alla fine di una lista, adesso esaminiamo un problema simile, ripeto, ma un po' diverso, che è quello di eliminare l'ultimo nodo di una lista data. E vogliamo per questo problema vedere prima le tre soluzioni, diciamo le tre tipologie di soluzioni, nello stesso ordine dell'altra volta, diciamo. Quindi partiamo da la soluzione più semplice, quella che io continuo a ripetere, vi consiglio di esaminare sempre per prima quando dovete risolvere un problema di questo tipo, ed è quella nella quale diciamo, l'approccio è quello in cui si costruisce una funzione che riceve una lista e restituisce con return la lista modificata, d'accordo? Senza interessarsi al fatto, sì, però la lista modificata è quasi uguale alla lista originale, no, una lista entra, un'altra lista esce, d'accordo? E esce quella giusta, naturalmente, quella, quindi in questo caso con un nodo, col nodo finale eliminato. Allora, quindi questa è la prima soluzione, l'approccio che vogliamo usare. E quindi che cosa avremo come precondizione del nostro programma? Avremo che la lista in entrata, diciamo, è una lista ben formata, e visto che noi vogliamo buttare via l'ultimo nodo, chiaramente questa lista deve essere non vuota, d'accordo? Quindi la precondizione è quella. Ultimo pezzettino della precondizione, semplicemente ci ricordiamo, come abbiamo già fatto molte volte, nella variabile VLN, V starebbe per vecchio, il valore originale in entrata della lista, d'accordo? Questo ci serve per poter scrivere la post condizione in una maniera agevole, e la post condizione infatti è che vogliamo restituire una lista che è uguale a quella in entrata meno l'ultimo nodo, d'accordo? Come vedete, il prototipo della funzione che vogliamo scrivere, che si chiama del per delete naturalmente, rispecchia quello che ho appena detto, quindi riceve una lista in ingresso, diciamo, col parametro di tipo nodo star, e restituisce la nuova lista, quindi restituisce un nodo star. D'accordo? Questo è quello che ci si può aspettare. Allora, la soluzione che vogliamo è fondamentalmente una soluzione, insomma, semplice, che segue questa idea abbastanza, insomma, semplice, appunto, che è quella di usare la ricorsione all'andata per posizionarsi sull'ultimo nodo, d'accordo? Quindi il caso base sarà di essere sull'ultimo nodo. E questo è un caso base semplice che noi sappiamo risolvere, perché se abbiamo una lista con un solo nodo, chiaramente quello che dobbiamo fare è buttarlo via e restituire zero, d'accordo? Quella sarà la nuova lista ottenuta distruggendo l'ultimo nodo, che in questo caso è anche l'unico nodo, d'accordo? Quindi, e poi che cosa dovrà succedere? Naturalmente la nuova lista verrà restituita all'invocazione precedente, che attaccherà questa nuova lista al nodo corrente, d'accordo? Quindi quello che era il penultimo nodo, naturalmente questo riceverà, come da quello che ho detto, zero da questa invocazione qui, che avrà eliminato, deallocato, perché naturalmente i nodi sono sullo heap, quindi vengono creati con la new e deallocati con la delete, d'accordo? Quindi questo nodo verrà deallocato con la delete, verrà restituito uno zero che verrà inserito nel campo next di quello che era il penultimo nodo e che dopo questa operazione deve diventare invece l'ultimo. Dopodiché, naturalmente, che cosa farà la funzione che gestisce questo nodo? Restituirà la nuova lista a quello prima, che lo inserirà nel suo campo next, e così via per tutti i nodi precedenti. Quindi al ritorno avviene, come abbiamo già visto per il problema delle lezioni scorse, avviene, diciamo, l'inserimento della nuova lista nei nuovi nodi, nei nodi che vengono ripercorsi a ritroso. D'accordo? Quindi
dobbiamo fermarci qui, diciamo, buttare via il nodo, adesso c'è, sì, buttare via il nodo, ecco, con la delete vuol dire buttare via il nodo, restituire 0, ops, è finita un po' presto, restituire 0 che verrà messo in quello che era il penultimo nodo, e poi le nuove liste vengono attaccate ai nodi man mano che si torna indietro dalla ricorsione. Questa è l'idea, quindi il caso base è quello di un solo nodo nella lista. Come facciamo a riconoscere di avere un solo nodo? Naturalmente significa che il campo next del nodo che abbiamo è 0, ok? Insomma, non c'è niente dopo questo nodo, è l'ultimo, quindi. Quindi che cosa dovremo fare? Beh, il caso, qui ci ricordiamo la pre e la post, il caso base quindi che dobbiamo considerare è quello di siamo sull'ultimo nodo e quindi questo è il test da fare. Guardiamo il campo next del nodo che abbiamo, n, la notazione spero che ormai vi sia familiare con la freccia, e se è 0 significa che siamo sull'ultimo nodo e quindi, come avevo appena detto, lo vogliamo deallocare, eccola qui, con la delete, ok? Delete puntatore n, dealloca il nodo n puntato da n. Quindi il nodo non c'è più, naturalmente n continua a vivere perché è una variabile automatica, che naturalmente a questo punto sta puntando a un'area di memoria nello heap che è stata liberata e quindi in effetti quello è un dangling pointer, ok? Quindi non dobbiamo usarlo così com'è almeno. E restituiamo con return la lista ottenuta in questo modo, cioè la lista aveva un nodo, adesso non ne ha nessuno, quindi è 0. E noi restituiamo 0 e naturalmente è facile vedere che in questo caso quello che facciamo, le operazioni che noi facciamo in questo caso soddisfano, diciamo, la coppia pre-post, cioè ovviamente questa cosa qui ha senso solamente se siamo sicuri che n punta a un nodo, d'accordo? Cioè che la lista ln è una lista ben formata e non vuota, ok? Perché se fosse vuota, cioè se n fosse 0, chiaramente questa operazione qui, questa espressione qui, comporterebbe un segmentation fault, d'accordo? Perché significa che noi andremo a dereferenziare il puntatore 0 e sappiamo che questo è, diciamo, proibito, significherebbe accedere l'indirizzo 0 della memoria, cosa che certamente non si può fare, e quindi viene subito sollevato un errore, il programma abortisce, come si dice, d'accordo? Con un errore di segmentation fault, errore di accesso alla memoria, che ormai penso che vi sia abbastanza familiare. Allora, man mano che noi andremo avanti con questi problemi che riguardano liste concatenate e successivamente alberi, vedrete che questo tipo di errore si diventerà assolutamente una costante dei vostri almeno primi tentativi di risolvere il problema. Quindi dovete fare veramente molta attenzione a evitare, essere certi di evitare di dereferenziare dei puntatori che sono zero oppure dei puntatori sballati in ogni modo, d'accordo? Anche un puntatore indefinito, anche se non è zero, può dare un segmentation fault. Anzi, è anche peggio perché a volte lo dà, a volte no, e quindi l'errore non sempre salta fuori in maniera evidente. Ok? Quindi attenzione a quando dereferenziate i puntatori, è veramente, beh, insomma, ve ne accorgerete da soli, è molto facile fare questo tipo di errore. È anche difficile trovare. Quindi la precondizione ci dice che la lista ln non è vuota, quindi n è certamente esiste, quindi esiste anche il suo campo next, e quindi noi possiamo andare a vedere se il valore del campo next del nodo puntato da n è 0 oppure no, cioè se n è l'ultimo nodo oppure no. Ok? Se è l'ultimo nodo facciamo queste cose qui. Quindi che cosa restituiamo 0? E questa operazione qui soddisfa la post? Beh, basta guardare, la post dice vogliamo che venga restituita la lista originale meno l'ultimo nodo, ora in questo caso la lista originale è costituita da un solo nodo, quindi noi restituiamo 0, è ovviamente corretta. D'accordo? Quindi il caso base l'abbiamo fatto, adesso abbiamo naturalmente il caso ricorsivo, quindi non siamo
sull'ultimo nodo, ma su un nodo precedente, e dobbiamo scorrere la lista. Quindi abbiamo una lista con almeno due nodi, nel caso ricorsivo, d'accordo? Non siamo sull'ultimo, quindi chiaramente ce n'è almeno un altro dopo. E ovviamente che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scorrere la lista con l'invocazione ricorsiva. E che cosa dobbiamo aspettarci che ci restituisca questa invocazione ricorsiva? Beh, la lista corretta per il resto della lista, d'accordo? Noi la invochiamo con il resto della lista e chiaramente questa invocazione ci deve restituire la lista modificata rispetto a quella che passiamo naturalmente. Quindi sarà il resto della lista meno l'ultimo nodo. E noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo appendere questa lista che ci viene restituita dall'invocazione ricorsiva al nodo corrente. Quindi quello che dovremo fare è n freccia next uguale risultato dell'invocazione ricorsiva. D'accordo? Quindi queste sono le operazioni che fanno, diciamo, C++, che eseguono questi due punti. Ok? Facciamo l'invocazione ricorsiva sul resto della lista, ci aspettiamo quindi che il resto della, questa invocazione ricorsiva ci restituisca il resto della lista meno l'ultimo nodo, e noi mettiamo questa lista che ci viene restituita, la facciamo puntare dal nodo corrente n. Quindi che cosa otterremo alla fine di tutto questo e che cosa viene infatti restituito? Return n, la lista originale meno l'ultimo nodo. Ok? È abbastanza semplice, direi, lo schema, quindi mettendo insieme le operazioni. Questa è la funzione che faremmo. D'accordo? Quindi riconoscete il caso base, in particolare attenzione, questa delete è essenziale, d'accordo? Noi non vogliamo semplicemente togliere il nodo dalla lista dove si trovava, ma vogliamo anche deallocarlo, d'accordo? Se non deallocassimo le cose che non ci servono più, commetteremmo un errore di memory leak, cioè rischieremo di riempire lo heap di cose che non ci servono più, e questo sarebbe ovviamente un errore. Ok? Quindi è importante avere delete n anche, d'accordo? È altrettanto importante restituire la lista giusta, che in questo caso è semplicemente la lista. Dopodiché, chiamata ricorsiva, inserimento, diciamo, in qualche modo, del risultato della chiamata ricorsiva del nodo corrente, restituzione della nuova lista modificata, d'accordo? È uguale alla vecchia meno l'ultimo nodo. Funziona. Naturalmente, che cosa possiamo dire di questa soluzione? Beh, una cosa importante è questa, che come la invochiamo? Beh, la invochiamo in generale in questa maniera qui, cioè inizio si suppone essere sempre nel chiamante il puntatore alla lista che vogliamo modificare, d'accordo? Sappiamo che la lista inizio, d'accordo? In teoria potrebbe essere vuota, ma la funzione che abbiamo appena scritto ha una precondizione, vi ricordate? Spero di sì. Ha la precondizione, dove sta la precondizione maledetta? Eccola qua, che dice che vogliamo una lista non vuota, d'accordo? Quindi prima di invocare la nostra funzione dobbiamo essere certi che inizio non sia zero. Ok? Ecco perché c'è if inizio. Se inizio è zero, chiaramente è assolutamente inutile chiamare la funzione del, perché non c'è niente da buttare via. Okay. Ed è anche altrettanto più importante però fare questa segnazione, perché la lista ovviamente restituita dall'invocazione del è una lista modificata, e quindi se la lista iniziale avesse un solo nodo diventerebbe zero, nel qual caso chiaramente inizio cambierebbe e quindi dobbiamo cambiare, assegnare, diciamo, il risultato dell'invocazione alla variabile inizio, ok? Questo è l'unico caso in cui inizio può cambiare, ovviamente. Quando buttiamo via l'unico nodo presente, e quindi inizio puntava a quel nodo, adesso deve diventare zero. In tutti gli altri casi, cioè quando la lista inizio contiene almeno due nodi, chiaramente quella assegnazione è inutile. Ok? Però se vogliamo un programma che funzioni correttamente sempre, dobbiamo comunque prevederla. Ok?
Allora, la funzione che abbiamo appena fatto compie operazioni inutili? Beh, sì, la risposta è sì, per lo stesso motivo di quella delle elezioni passate, diciamo, nel senso che chiaramente questa operazione qui, questa assegnazione qui, servirà solamente quando? Per il penultimo nodo della lista originale, d'accordo? E quel campo next deve diventare adesso 0. Per tutti gli altri nodi, quindi il secondo ultimo, il terzo ultimo, il quarto ultimo, il quinto ultimo, quello che sia, ok? No, ho sbagliato. Partiamo dal penultimo, dal terzo ultimo, quarto ultimo, quinto ultimo, fino al primo, non serve a niente, ok? Serve solo per quello che deve diventare l'ultimo nodo della nuova lista, ok? Quindi, risposta, fa operazioni inutili. E come l'altra volta possiamo cercare di evitare di fare queste operazioni inutili con un approccio diverso, che è quello di fare solo il cambiamento, diciamo, del campo next che effettivamente è necessario in questo caso. E, ok, facilissimo, però naturalmente cosa significa? Significa che noi la ricorsione ci deve posizionare, diciamo, deve terminare come caso base qua, sul penultimo nodo, perché è qui dove il punto in cui abbiamo un campo next che cambia, l'unico punto, l'unico nodo, il cui campo next deve diventare zero, deve cambiare, insomma. Quindi che cosa significa in sostanza? Beh, che è abbastanza bruttarella la nostra, sarà abbastanza bruttarella la nostra funzione, visto che funzionerà solo con liste che hanno almeno due nodi. D'accordo? Almeno due nodi, ne servono due, chiaramente. E ci siamo? È chiaro a tutti? Perché vogliamo fermarci sul penultimo nodo. Dobbiamo fermarci sul penultimo nodo perché è lì che si cambia il campo next. D'accordo? Quindi il nostro caso base sarà questo. N freccia next, freccia next. Quindi noi siamo qui. N freccia next è questo puntatore che punta a questo nodo, quindi un secondo freccia next ci dà questo valore qua. Ok? Quindi questo è. E noi cercheremo naturalmente di sapere se questo campo qua, il valore di questo campo, è 0 oppure no. Se è 0 significa che siamo sul penultimo nodo, se no, no. Ok? Ovviamente questa cosa può funzionare solo per liste con almeno due nodi, quindi la nostra precondizione comincia a diventare bruttarella, in sostanza, più. Ok? Quindi questa sarà la soluzione. Guardiamo subito la precondizione, dice quello che ho appena spiegato, d'accordo? Quindi la lista LN è ben formata con almeno due nodi. E la postcondizione che cosa dirà? Beh, la postcondizione dice quello che diceva prima, cioè la lista restituita sarà la stessa di prima meno l'ultimo nodo. Ok? Quando io dico la stessa di prima non intendo necessariamente che i nodi siano gli stessi, dico che semplicemente è una lista identica a quella di prima meno l'ultimo nodo. D'accordo? Il fatto che i nodi siano gli stessi di prima o meno in fondo non ci interessa assolutamente nella postcondizione. È solo un fatto implementativo. Ok? Quindi dobbiamo astrarci a volte dobbiamo astrarci dai dettagli che sono inutili. Quello che importa è che ci dia la lista che noi vogliamo. Ok, allora quindi la tipologia della funzione è cambiata perché riceve una lista, ma restituisce void, visto che fa semplicemente una modifica di un nodo della lista ricevuta, d'accordo? E quindi prima era nodo star, adesso è void, e allora il caso base è questo, quello che abbiamo appena discusso, quindi questo è vero quando n è il penultimo nodo, e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo buttare via l'ultimo, d'accordo? Quindi dobbiamo fare la delete non di n, ma di n next, quello dopo, quello in cui ci troviamo, dopodiché dobbiamo azzerare il campo next di quello che era il penultimo nodo e adesso deve diventare l'ultimo e basta, non abbiamo return da fare, mentre nel caso ricorsivo dobbiamo semplicemente andare avanti se non siamo nel penultimo nodo. Ok?
Evidentemente, vista la precondizione, significa, nel caso ricorsivo, che significa che ci sono tre nodi e dobbiamo andare avanti per cercare il penultimo di questa lista. Ok? Allora, dalla postcondizione e dalla precondizione viene fuori che il primo nodo della lista che viene restituita, diciamo, d'accordo? Della lista restituita è identico a quello della lista originale, d'accordo? Vabbè, questo è un fatto implementativo, è un'osservazione che facciamo sulla base del programma che abbiamo appena visto. Perché? Perché ce ne sono almeno due di nodi, uno lo buttiamo via, quindi ovviamente quello che resta è quello originale in questo caso. Ok? È solo un'osservazione, non è niente a che vedere con... Però certamente è un'osservazione che ha un'influenza su come invocheremo questa funzione, perché naturalmente non avremo più bisogno di dire cose del genere, inizio uguale dell'inizio, robe così, perché siamo sicuri che... diciamo, innanzitutto la funzione del non restituisce più niente, restituisce void, quindi non avrebbe proprio senso. Ma in ogni caso inizio punta a una lista che contiene almeno due nodi, deve puntare e quindi non cambierà. Ok? Quindi come la invocheremo questa funzione? Ve lo chiedo a voi. Allora, quindi abbiamo inizio che punta a una lista e vogliamo buttare via l'ultimo nodo usando questa funzione qua, ok? Quindi abbiamo nodo start. Inizio, ok? E poi verrà definita in qualche modo, E dopodiché noi vogliamo chiamare quella funzione lì e quindi vogliamo fare un del inizio. Allora, cos'è che dobbiamo fare prima di questa dell'inizio per essere certi di non avere un segmentation fault, per esempio? Quindi qui, sì, esattamente, dobbiamo scrivere per prima cosa if inizio, quindi inizio che cosa? Quindi inizio next, basta? Se inizio è 0, appunto, quindi cosa dobbiamo scrivere qua? Io lo sto chiedendo a voi. If inizio, ok, and inizio next. Ah no, perché dal segmentation fault? Ah, questa è un'ottima occasione di parlare di questa cosa qua, sì. Allora, questo che cos'è? È un'espressione booleana, naturalmente, con un and in mezzo, una congiunzione viene chiamata, d'accordo? E quindi questa sarà vera se sono vere entrambe le parti, d'accordo? Quindi, se e il C++, ci facciamo concorrenza, e il C++ valuta questo tipo di espressione in una maniera che si chiama, l'abbiamo visto, ma sembra che... shortcut, che vuol dire abbreviazione, d'accordo? Shortcut vuol dire abbreviazione. E che cosa significa questo? Che valuta l'espressione da sinistra a destra e non appena ha gli elementi per stabilire se l'espressione è vera oppure falsa, si ferma lì, d'accordo? Non va avanti nella valutazione del resto. Quindi se inizio fosse 0, d'accordo? Inizio 0 è già un elemento sufficiente a dire che la congiunzione è falsa, quindi non verrebbe valutata la seconda parte, d'accordo? E questo è molto importante perché inizio è 0 in quel caso e quindi inizio freccia next darebbe un segmentation fault, d'accordo? Quindi l'ordine in cui io metto queste due cose è assolutamente fondamentale, Quindi se io scrivessi, e purtroppo l'ho visto anche nel compitino passato, in molti casi, se mettessi inizio next, and inizio, scriverei un programma sbagliato. Questo è sbagliato. Questo è giusto e questo è sbagliato, molto semplicemente. Ok? Perché questo potrebbe dare segmentation fault qualora inizio fosse 0 e questo no.
lo gestisce correttamente. Ok? E naturalmente questo succede anche quando invece della congiunzione abbiamo una disgiunzione qui, e ovviamente con altre modalità. Aspetta, vediamo un po' se trovo un cancellino. Hanno nascosto i cancellini. Sì, perfetto. È una trappola. Allora, quindi vediamo un po' se... allora, cos'è che vedo? Ho visto nel compitino, robe del genere. Dunque, P, I diverso da T, K, adesso la faccio semplice. End-end, no, questo è ancora un end-end, ma insomma già che ci sono ne voglio parlare lo stesso. I minore di NP, sì. Ok, questo fa riferimento un po' all'esercizio del compitino in cui bisognava confrontare un pattern con un testo, d'accordo? E allora naturalmente per confrontare PI io devo essere sicuro che I sia più tra 0 e NP meno 1, quindi sia minore di NP, d'accordo? Altrimenti rischio di cercare un elemento di P che non c'è, ovviamente. Quindi io questa condizione la devo mettere, e però metterla in secondo, al secondo posto è sbagliata per lo stesso motivo di prima, perché la valutazione avviene da sinistra a destra, quindi prima viene fatto questo, anche se I è per esempio uguale a NP. Quindi in questo caso questa darebbe, potrebbe dare segmentation fault, in ogni caso sarebbe sbagliata perché confronterebbe un elemento che non dovrebbe, che non esiste, non è di P, quindi non deve fare quel confronto. Ok? Ci siete? Quindi è giusta invece quella che vede questa condizione al primo posto e l'altra al secondo. Ok? Mi raccomando, insomma, è una cosa stupida l'ordine delle condizioni, ma è una cosa stupida che da un programma giusto rende il programma sbagliato, e quindi è importante, è molto importante, è un errore serio questo. Ok, allora, se... quindi vabbè, tornando al nostro problema è questo, d'accordo? Dovrei fare almeno questo controllo prima di fare l'invocazione per essere sicuri che ci sia almeno, d'accordo? Che ci siano almeno due nodi nella nostra lista prima di fare l'invocazione di delete. E chiaramente, insomma, tutto questo, questa roba qui è anche il caso base, insomma, piuttosto non proprio naturalissimo, non è il massimo, d'accordo? Quindi, di nuovo, la seconda soluzione è una soluzione che, vabbè, evita operazioni inutili, ma la paghiamo, questa cosa la paghiamo con una funzione un po' meno libera, meno semplice in sostanza, per esempio al momento dell'invocazione. Ok, allora, visto che stavamo parlando di shortcut, voglio quindi shortcut, nel caso avessimo quindi A due condizioni separate, una disgiunzione, quindi in generale A e B due condizioni, allora la valutazione shortcut come funziona? Beh, viene valutata naturalmente da sinistra a destra, prima A. Se questa A è falsa, ok? Se la A fosse falsa, mentre prima con la congiunzione naturalmente questo ci dava già il valore finale di tutta la congiunzione, qui no, perché abbiamo la seconda possibilità, quindi nel caso che A sia falsa viene valutato anche B. Ma nel caso che A sia vera, B non viene valutato, perché l'intera condizione è già verificata, perché essendo una disgiunzione basta una delle due parti per rendere l'intera disgiunzione vera. Quindi bisogna tenerne conto, perché anche questo naturalmente può avere giocare un ruolo sull'ordine delle, d'accordo, delle due condizioni. Quindi per esempio che cosa... quindi se noi abbiamo if...
not, no, non mi viene in mente un accidente, naturalmente. Vabbè, ok, non mi viene in mente niente di sensato in questo momento. Però bisogna stare, insomma, attenti in campana e soprattutto sapere qual è la parte dell'espressione che viene valutata, d'accordo? E dove si ferma la valutazione dell'espressione. Di nuovo, fa la differenza tra un programma giusto e un programma corretto. Ok? Ho visto molti di questi errori, ma veramente molti, quindi non è una cosa che non vi riguarda, è una cosa che vi riguarda come. Adesso poi i presenti magari hanno fatto tutto bene, ma ne ho visti molti di questi errori. Ok, quindi abbiamo visto anche una seconda soluzione e abbiamo anche visto che, insomma, che non è poi così carina per vari motivi. E quindi andiamo avanti a esaminare la terza soluzione col passaggio per riferimento. Che cosa significa il passaggio per riferimento? Che la lista viene passata appunto per riferimento, il che significa che fondamentalmente possiamo arrivare, cioè avremo ogni invocazione della nostra funzione, avrà, diciamo, non solo il puntatore al prossimo nodo, ma un alias del campo next del nodo precedente. E se il nodo precedente non ci fosse, avrebbe un alias della variabile inizio, diciamo, del chiamante. Ok? Ci siamo? Vi ricordate questa cosa? Quindi questo ci permette in sostanza di agire su due nodi, quello corrente e quello precedente, o se non c'è, ripeto, la variabile inizio del chiamante iniziale, come scritto qui. E allora che cosa facciamo? Beh, vediamo subito come può funzionare questa funzione qua. Quindi, prima di tutto restituiamo un void, perché anche questa ovviamente fa solo le modifiche necessarie alla lista, e vediamo la precondizione che, che richiede che la lista sia ben formata e non vuota. Quindi qui non serve che ci siano due nodi, ma almeno uno ce ne vuole, visto che dobbiamo buttare via l'ultimo, insomma, quello sembra il minimo. E il parametro n è passato per riferimento, e che cosa succederà? Cosa dobbiamo chiederci? Allora, naturalmente dobbiamo chiederci se siamo sull'ultimo nodo, e quindi di nuovo il test è diventato come quello della soluzione 1, diciamo, quindi è questo. E in questo caso vedete che noi stiamo usando fondamentalmente diciamo l'R valore di n, cioè il fatto che n punti al nodo corrente, diciamo. D'accordo? Quindi stiamo guardando semplicemente il campo next del nodo corrente. Okay? E se questo campo next è 0, significa che il nodo corrente è l'ultimo, quindi lo devo buttare via, naturalmente. Okay? E infatti, eccolo, lo butto via. E poi faccio una cosa però strana, prima facevo return 0. Tutti vivi? Prima facevo 0. Ho detto qualcosa di sbagliato, non so. no, scherzo, Allora, lo butto via e prima facevo return 0 perché dovevo restituire la nuova lista, d'accordo? Adesso invece devo fare una cosa diversa. Faccio n uguale a 0, ma e qui sto usando l'L valore di n. L'L valore di n è il campo next del nodo precedente, d'accordo? Quindi anziché ritornare 0 e aspettare che l'invocazione precedente metta quello 0 nel campo next del nodo precedente, lo metto io direttamente perché ho l'alias del campo next del nodo precedente. E tutto questo grazie a passaggio per riferimento, d'accordo? Quindi questo è questo. Bisogna valutare bene quindi che cosa stiamo facendo. Allora qui stiamo usando n, l'R valore di n, qui stiamo usando l'R valore di n, di nuovo, d'accordo? Per fare la delete, qui stiamo usando l'L valore di n, che è il campo next del nodo precedente oppure inizio del chiamante. Ok? Ci siete? È delicata, ve lo dico. Non pensate che sia banale, forse per qualcuno lo è, ma in generale non è banale. Allora, se
non sono sull'ultimo nodo, ovviamente quello che devo fare è andare avanti a cercare l'ultimo nodo. Ok? Molto, molto semplice. E quindi la post-condizione è la solita, ho buttato via l'ultimo nodo, e l'invocazione è fondamentalmente quello del primo esempio, però non ho bisogno di fare inizio uguale dell'inizio come nel primo caso, perché è, come abbiamo visto, il passaggio per riferimento di inizio che fa mettere l'eventuale 0 nella variabile inizio senza che io lo debba fare esplicitamente. Viene fatto dalla funzione stessa. Ok? Ci siete? È chiaro cosa succede? Spero che lo sia. Ok, allora vediamo di dire qualche cosina su questo passaggio per riferimento, perché non è, insomma, vabbè, è una cosa che richiede un minimo di attenzione. Allora, in generale, quando noi abbiamo una funzione ricorsiva con un parametro passato per riferimento, per esempio x, è possibile che le invocazioni ricorsive contengano la stessa variabile x come parametro attuale dell'invocazione, d'accordo? Quindi x qui e x qui. Allora, cosa comporta questo fatto? Comporta una cosa abbastanza chiara, penso, che tutte le funzioni ricorsive condividono la variabile x. C'è una sola variabile x, tante alias di questa variabile, quante saranno le invocazioni ricorsive, d'accordo? E quindi tutte le invocazioni ricorsive lavorano su un'unica x, ok? In questo caso un'unica x, perché viene passata dalla funzione questa a tutte le invocazioni ricorsive, quindi è sempre lei. E ogni volta c'è il passaggio per riferimento, quindi ogni volta si crea una nuova alias, è sempre la stessa variabile, ok? Quindi ogni funzione cambia x e cambia l'unica x, quindi questa x è modificata per tutte le altre invocazioni contemporaneamente. Ok? Quindi è semplice, in effetti è semplice, ma ovviamente bisogna fare attenzione, perché abbiamo una variabile che può essere modificata da un sacco di funzioni diverse, cioè da, scusatemi, invocazioni di funzioni diverse. Ok? Nei nostri esempi però noi vediamo un sistema diverso, diciamo. Quindi noi abbiamo n passato per riferimento, e perlomeno in tutti gli esempi che abbiamo visto viene passato n next, quindi per riferimento anch'esso. Allora, a questo punto che cosa significa? Chiaramente noi non passiamo la stessa variabile, ma passiamo il campo next della variabile per riferimento. Il che significa che, quindi, se noi guardiamo le invocazioni a coppie, cioè chiamante e invocazione effettuata da questo chiamante, queste due invocazioni, come abbiamo già visto negli esempi precedenti, fondamentalmente lavorano su due nodi, uno successivo all'altro, d'accordo? Ma la funzione invocata che cosa ha? Il campo next del nodo precedente, quello gestito dalla invocazione precedente, ma ce l'ha come variabile, d'accordo? Perché nnext viene passata come variabile, quindi io, funzione ins, ho il nodo n, ho un puntatore al nodo n, e passo alla funzione che invoco il campo next del mio nodo, d'accordo? Come variabile. Cioè, magnanimamente concedo alla funzione che sto chiamando, d'accordo? Ricorsivamente, l'uso del campo next del mio nodo. Ok? E quindi la funzione che viene chiamata ha esattamente quel campo del nodo precedente, che punta al nodo successivo, okay? Però ha accesso anche al campo next del nodo precedente, quello che abbiamo visto fino adesso, d'accordo? Quindi con questo pattern, diciamo, in cui entra n e viene invocato n next, si ottiene questa condivisione tra invocazioni successive della stessa funzione. Il campo next del nodo precedente è condiviso dalla funzione seguente, che quindi ha sia il nodo seguente che il
campo next del nodo precedente e può fare le cose che abbiamo visto può fare. Ok? E tanto per dire che questo pattern non è l'unico pattern okay? Che usi il passaggio per riferimento, perché come minimo c'è anche quell'altro che dà una condivisione di variabili completamente diversa. Ok? Ci siamo? Allora, vediamo un esempio semplice ma importante, bisogna capire che cosa sta succedendo qui. Ok, abbiamo anche il tempo. Abbiamo una lista che ci siamo allocati per i nostri scopi e così, e a un certo punto non ci serve più e la vogliamo deallocare. Naturalmente non possiamo deallocare solamente il primo nodo, d'accordo? Che è quello che faremmo se la lista fosse puntata da inizio, facciamo delete inizio, viene buttato via il primo nodo, i restanti nodi, quelli che seguono, resterebbero nello heap e sarebbe un memory leak, quindi sarebbe stupido, d'accordo? Quindi per buttare via una lista noi dobbiamo buttarla via nodo per nodo, naturalmente. E naturalmente come dobbiamo farlo? Dobbiamo farlo in maniera sensata, quindi dobbiamo partire dall'ultimo nodo, buttarlo via, e poi il penultimo, il terzultimo, il quartultimo, fino al primo, d'accordo? Perché se cercassimo di fare il contrario, butteremmo via il primo nodo, e a questo punto non abbiamo più il campo next che ci porterebbe al secondo. Sarebbe, d'accordo? Sarebbe abbastanza sbagliato, insomma. Ok, quindi l'ordine delle operazioni è molto importante, e in particolare che cosa succederà? Che finché ci sono nodi noi vogliamo scorrere la lista, d'accordo? Vogliamo scorrere la lista e naturalmente ci vogliamo fermare sull'ultimo, quindi la nostra, andiamo avanti con il next, d'accordo? Andiamo avanti col next per arrivare quindi alla la prima volta che ci troviamo con x0, ovviamente significa che abbiamo scorso tutta la lista e quindi niente, la ricorsione non fa assolutamente niente in quel caso. Se x0 non facciamo niente, torniamo indietro. Ok? Quindi vroom, con la ricorsione in avanti percorriamo tutta la lista fino a 0 e poi, usando i return che sono comunque impliciti, esaminiamo tutti i nodi della lista a ritroso. Ok? E che cosa facciamo per ciascuno? Ovviamente se c'è il nodo, facciamo la delete. Quindi la delete la facciamo dall'ultimo fino al primo, nell'ordine giusto. Ok? Ci siete? Se la delete la facessi, la mettessi prima dell'invocazione ricorsiva, farei una cretinata, perché questo xnext non è più disponibile, visto che x l'ho già buttata via. Ho fatto delete x, ho buttato via il nodo e poi andrei a cercare il campo next del nodo che ho appena buttato via. Allora, insomma, ovviamente, sarebbe una cosa... È chiaro? Cioè, lo scherzo è che io sono appollaiato su un nodo, su un ramo, cosa che succede anche alle persone non informatiche, e sto segando il ramo su cui sto seduto e quindi precipito nel vuoto, naturalmente. E quindi se io sto seduto su un ramo mi conviene tagliare la parte in fuori e non la parte verso il tronco del ramo su cui sto seduto. E questa è la stessa cosa, no? Quindi... se io butto via il primo nodo, poi non posso arrivare al secondo. Poi, se uno proprio vuole, si può ricordare il puntatore, vabbè, così, complicando la funzione, si può anche fare. Però, chiaramente, questo è l'ordine naturale. D'accordo? Quindi, c'è anche una bella pre e post. Beh, la pre è molto semplice, la post, invece, ci dice che, ovviamente, tutti i nodi della lista sono stati deallocati ed è... La prova induttiva è molto semplice, io sono sul nodo X, faccio l'invocazione ricorsiva con XNext, quindi per ipotesi induttiva significa che questa invocazione butterà via tutti i nodi dopo il mio, e a questo punto posso buttare via il mio nodo, e ho buttato via tutti i nodi della lista. Ok? Quindi questa dice tutti i nodi dopo il mio verranno buttati via, dopodiché butto via il nodo corrente. Quindi la prova è molto semplice. La pre...
La pre-RIC è altrettanto semplice, ovviamente, perché se la lista è ben formata, anche XNext, visto che X non è 0, anche XNext sarà una lista ben formata. Ok? Sì, alla fine non si vede, ma ho il vizio di scrivere fino in fondo alle slide. Ovviamente, in questo caso, certamente la lista cambierà, visto che butto via tutti i nodi, e quindi sarà necessario, o almeno sarebbe molto importante, rimettere inizio a zero. Altrimenti sarebbe un dangling pointer all'inizio, ovviamente. Ok? Bene. È il momento, credo che sia la prima volta dall'inizio del corso, che del semestre, che siamo esattamente ai 15 minuti, 16 minuti, insomma. Facciamo la pausa? 17, vabbè. Ho cercato. Ho una scusa in più, c'è l'orologio che va indietro.
esattamente 32 minuti dopo le 11, quindi dobbiamo riprendere. Allora, volevo, prima di passare alla prossima slide, volevo dare insieme a voi un'occhiata a questa... Ok, ci ho preso. Allora, a questo che mi ha fatto venire in mente un vostro collega con le sue domande, che sono utili le domande, d'accordo? Sempre, per tutti, quindi è un peccato che ne facciate così poche. Allora, quindi, vedete che ci sono due funzioni, tipo quelle che abbiamo visto fino adesso. Nella prima viene passato per valore un nodo star, nella seconda viene passato per riferimento, nodo star, d'accordo? Per riferimento. E poi le due funzioni fanno le stesse cose, e volevo brevissimamente guardare insieme a voi qual è la differenza. Allora, mettiamoci nel caso semplicemente di una lista, d'accordo? Una lista qualsiasi, non importa. E allora, che cosa succederà? Succederà che naturalmente questa è la lista, ecco, esaminiamo prima questa funzione qui. Allora, immaginiamoci che n sia il puntatore al prossimo nodo, d'accordo? È passato per valore, e quindi questo n è semplicemente una variabile di tipo nodo star, il cui r valore è l'indirizzo del nodo, di questo nodo qui, che sta sullo heap. E basta, d'accordo? Non c'è nessun'altra informazione in n, è una variabile locale della funzione f. Quindi se noi facciamo delete n, che cosa significa? Che questo nodo verrà deallocato, semplicemente. D'accordo? Il che probabilmente non è una grande idea, perché ovviamente il nodo precedente continuerà a puntare a questo nodo, d'accordo? E quindi ci sarà, come dire, un buco nella nostra lista. Comunque, immaginiamoci che venga fatto lo stesso, non ha importanza adesso le conseguenze, voglio solo farvi capire con precisione che cosa sta succedendo. Quindi se io faccio delete n, questo nodo viene deallocato nello heap, non c'è più, non abbiamo più, diciamo, il permesso di accedere a quell'area dello heap, semplicemente. Ok? E poi se facciamo n uguale a 0, che cosa succede? Ovviamente che n non punterà più a quest'area dello heap, ma assumerà il valore 0. È una variabile, lo ripeto, locale della funzione f. Questo n uguale a 0 non ha nessun altro effetto a parte quello che ho appena detto, questo. D'accordo? Adesso mettiamoci invece nella stessa situazione di prima, ok? In cui però il passaggio viene effettuato per riferimento. Quindi che cosa succederà? Che avremo sempre n che punta al nuovo nodo, diciamo, ma n non sarà più una variabile locale della, semplicemente una variabile locale della funzione, ma sarà un alias del nodo, del campo next del nodo precedente a quello puntato. Quindi, essendo un alias del campo next del nodo precedente, ovviamente il suo R valore lo fa puntare al nodo seguente. Quindi questo è il nodo corrente, d'accordo? Questo sarà il nodo corrente, esattamente come prima, n puntava al nodo corrente, e anche qui n punta al nodo corrente. In più c'è però il fatto molto importante che n non è semplicemente una variabile locale della funzione f, bensì è un alias del campo next del nodo precedente. Quindi se io faccio delete n qui, ottengo naturalmente lo stesso effetto di prima, quindi viene deallocato il nodo puntato da n, d'accordo? Come prima, esattamente uguale, ma se eseguo questa operazione, uguale quella che facevo prima, ottengo un risultato molto diverso, perché lo 0 viene messo qui nel nodo precedente. Ok? Quindi in qualche modo, attraverso questo n uguale a 0, fermo la lista, se volete, fermo la lista al nodo precedente a quello che ho appena buttato via. Ok? Prima buttavo via il nodo, mettevo 0 alla variabile n locale, che non poteva importare di meno, ma naturalmente il nodo precedente continuava a puntare bel bel al nodo seguente, che però era stato nel frattempo deallocato, quindi questo puntatore qui è un dangling pointer. Qui invece ho la possibilità, attraverso il passaggio di riferimento, di, ok, mettere 0 nel nodo precedente. Quindi una grande differenza, un'unica
l'e-commerciale, qui l'aggiunta dell'e-commerciale produce effetti importanti, come vedete. È chiaro? Spero un po' di più. Adesso vediamo un altro esercizio che non è molto diverso da un esercizio che avete già visto anche in laboratorio. Comunque è questo: io ho una lista Q e diciamo i nodi sono numerati, quindi il primo è il nodo 0, 1, 2, 3. Non sono numerati, sono numerati nella, diciamo, hanno un ordine, ecco. Io ho messo gli zeri dentro i nodi, ma non dovete pensare che il campo info sia la posizione, d'accordo? Semplicemente noi fissiamo questa maniera di numerare i nodi, che è la stessa che usiamo per gli array, quindi il primo elemento di una lista sarà l'elemento 0, poi 1, 2, 3, 4. E quello che vogliamo fare è inserire un nuovo nodo in una certa posizione data, K, d'accordo? Quindi ovviamente, che cosa succede qui? Allora, se K è uguale a 1 significa che il nuovo nodo giallo viene messo nella posizione 1 della nuova lista, naturalmente, che significa che i nodi dall'1 in poi della lista originale devono slittare automaticamente verso destra, d'accordo? D'altra parte però, se io chiedo alla lista, d'accordo? Cioè chiedo di aggiungere un nodo con un K maggiore di 5 alla lista originale, questo è impossibile, perché semplicemente arrivo fino a 4, quindi fino a 5 posso arrivare, diciamo, posso aggiungere un nodo in fondo che sarebbe il nodo in posizione 5, ma se io chiedo per esempio di mettere il nodo in posizione 6, chiaramente non ci sono abbastanza nodi per farlo, quindi bisogna stare attenti che c'è una possibilità di fallimento della nostra funzione, no? Chiediamo di fare un'operazione che effettivamente non si può fare e quindi in quel caso non facciamo niente, cioè la lista resta esattamente, deve restare quella originale, d'accordo? Questo è il problema, quindi inserire un nodo nuovo in una lista in una posizione data, K, se possibile, se no non si fa niente, ok? Questo è il problema da esaminare. E di nuovo, come ormai siamo insomma, abbastanza rodati, cerchiamo di trovare diverse soluzioni di questo problema secondo le soluzioni viste fino adesso. Quindi partiamo dalla prima soluzione, che è quella più semplice, continuo a ripeterlo, quindi una funzione a cui diamo una lista originale ci restituisce con return la lista modificata, d'accordo? Questa è l'approccio. Allora, quando noi decidiamo una cosa del genere, che cosa dobbiamo per prima cosa decidere? Qual è il caso base della nostra funzione? D'accordo? Ovviamente useremo la ricorsione per scorrere la lista data. Allora, noi abbiamo quindi una lista e un K. Qual è il caso base? Beh, il caso base è che il K sia 0. Se K è 0, naturalmente significa che il nuovo nodo va inserito in testa alla lista. Quindi fondamentalmente, se siamo già fortunati e K uguale a 0, vabbè, ok, facciamo quello che ho appena detto e abbiamo finito. Se invece K è maggiore di 0, d'accordo, allora che cosa significa? Che non siamo nel punto giusto per aggiungere il nuovo nodo, ma dobbiamo scorrere la lista e contemporaneamente diminuire il K, in modo tale da farlo diventare 0. Quando K diventerà 0 significa che ho trovato il posto giusto per inserirlo, ok? Ci siete? Quindi il caso base è K uguale a 0 e lì noi dobbiamo naturalmente dobbiamo fermarci e aggiungere K in cima alla lista corrente, naturalmente, dopodiché a quel punto avremo la nuova lista, quindi, ok? Avremo la nuova lista. E che cosa faremo in quel caso? Beh, la restituiamo. Abbiamo detto che questo è lo schema. Ci arriva una lista, noi la modifichiamo, restituiamo la lista modificata. Ok? Cosa succederà alla funzione precedente? Beh, come abbiamo sempre visto, prenderà la nuova lista restituita dall'invocazione ricorsiva e l'attaccherà al suo nodo corrente e così via, tornando indietro.
Ok? Quindi, però, allora, c'è una cosa aggiuntiva, naturalmente, una difficoltà aggiuntiva, diciamo. Allora, noi ovviamente usiamo la ricorsione per scorrere la lista e anche per diminuire K, in modo tale che diventi 0. Ora, è chiaro che è possibile, l'abbiamo visto nell'esempio precedente, che la lista si svuoti prima che K sia 0. D'accordo? E in quel caso cosa significa? Significa che il K era troppo grande e quindi non dobbiamo fare niente. Quindi in effetti dobbiamo stare attenti perché avremo due casi base. Uno che è quello che K è diventato 0 e abbiamo già visto come, cosa fare in quel caso. E l'altro che la lista sia svuotata. Due casi base. Ed è molto importante l'ordine in cui noi li considereremo questi due casi. D'accordo? Consideriamo prima che la lista sia votata o consideriamo prima che K sia 0? O li consideriamo insieme, perché se ricordo bene nel passato molti studenti mettevano se la lista è vuota e K è 0 o qualcosa del genere. Allora, cosa mi dite? Dobbiamo considerare prima K 0 o che la lista o la lista 0? Lista 0? No. Risposta sbagliata. Per un ragionamento, basta per capirlo, basta un ragionamento molto semplice. Allora, il caso più semplice è che noi vogliamo aggiungere un nuovo nodo con K uguale a 0, in posizione 0, K uguale a 0 in una lista vuota. Possiamo farlo, no? Se la lista è vuota, è la posizione 0. Quindi il fatto che la lista sia 0 non è di per sé, diciamo, il segnale che siamo in una posizione di errore. Dipende dal K. Se la lista è 0 e K non è 0, siamo nei guai effettivamente, ma se K è 0 va tutto bene. Ok? Quindi significa che il primo caso base da considerare è che K sia 0. E in quel caso restituiremo naturalmente la lista giusta con il nuovo nodo in cima all'inizio, d'accordo? Se invece K non è 0, quindi abbiamo già passato il primo spoglio, diciamo, e la lista invece è 0, allora siamo nei guai e quindi non dobbiamo fare niente, dobbiamo fondamentalmente restituire la lista originale, d'accordo? Quindi ecco, succederà spesso che trovare problemi ricorsivi in cui abbiamo due cose che calano e bisogna capire bene come ordinare queste due test, d'accordo? Non è, questo, come quasi sempre, questi esercizi sono in qualche modo degli esempi di situazioni in generale che possono presentarsi, quindi quello che, il significato di questo è che la prossima volta che vi trovate davanti a un esercizio del genere ci state attenti, ci pensate bene, d'accordo? Perché non è banale, è facile sbagliare. Quindi, per poter discutere e scrivere in particolare la pre e la post, ho bisogno di una notazione semplice. Io ho una lista, la lista la chiamo Q per qualche motivo che, non so, Freud potrebbe, la lista Q. E, ok, questa volta è una lista sempre ben formata, questo va da sé, e questa notazione qui LKQ cosa significa? È la lista che consiste dei primi K nodi di Q, della lista Q, d'accordo? Solo i primi K nodi, cioè quelli che vanno da 0 al nodo K-1, ok? Attenzione, L0Q è la lista vuota, ovviamente non c'è nessun nodo. E il nodo finale della lista LKQ, se c'è naturalmente, è quello in posizione K-1, quindi se noi vogliamo inserire un nuovo nodo nella posizione K, questo, il nodo finale di LKQ è proprio quello che precederà il nuovo nodo che voglio inserire, d'accordo? Quindi se la lista originale è costituita dai primi K nodi seguiti dal resto della lista, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella mia lista ci sono almeno K nodi, d'accordo?
Se sono proprio K nodi, significa che il resto R sarà 0, sarà la lista vuota, altrimenti sarà qualcosa. Quindi se comunque c'erano almeno K nodi, che vanno quindi da 0 a K-1, la nuova lista che io voglio avere sarà LKQ, quella originale, diciamo, per i primi K nodi, da 0 a K-1, il nuovo nodo immediatamente dopo, e dopo ancora ci sarà il resto della lista, d'accordo? Lo inserisco nel posto giusto. E questa notazione mi serve anche per in qualche modo poter dire facilmente se il problema che ci poniamo è risolvibile, cioè se il K riusciamo a mettere il nodo in posizione K oppure non ci riusciamo, perché ci riusciamo solamente se la mia lista originale ha almeno K nodi. Ok? Approfitto di questo problemino qui del K-1, tutte queste cose, per segnalarvi una cosa che ho osservato nelle prove di correttezza del compitino, che molti fanno, secondo me, confusione tra l'iesimo nodo e il nodo di indice I, ok? Sono due cose diverse, ok? Perché l'iesimo nodo, il primo nodo è quello con indice 0, in sostanza. Quindi queste due notazioni, l'iesimo nodo o il nodo in posizione I, sono diverse di un'unità, insomma, bisogna stare molto attenti a questa cosa. Quindi spesso gli invarianti dice abbiamo esaminato i primi i elementi dell'array, che sono quelli che però vanno da 0 a I-1, d'accordo? Quindi bisogna stare esattamente attenti. Quindi l'ultimo, per esempio, se io sto provando un pattern matching, l'ultimo tentativo io l'ho fatto a partire dall'I-1esimo elemento, non, d'accordo? E se io poi voglio qualificarlo nell'altra notazione, dovrei dire che è l'iesimo, I più unesimo elemento, d'accordo? Perché c'è una, insomma, bisogna stare attenti tra l'indice e il numero dell'elemento, semplicemente, che ovviamente il numero dell'elemento parte da 1. E questa confusione, diciamo, può rendere le cose incerte. Quindi, mi raccomando, fate attenzione. È molto meglio parlare di indice dell'elemento, quindi partire sempre da zero per evitare confusioni. Ok, comunque, questa è un'altra cosa. Quindi, ok, questa è la notazione, questo sarà la nostra postcondizione poi alla fine, d'accordo? Qualcosa del genere sarà certamente la nostra postcondizione. Allora, quindi che cosa facciamo? La precondizione che vogliamo, cioè quello che deve essere vero quando noi invochiamo la funzione, è che LQ deve essere ben formata, K deve essere maggiore o uguale di 0, ovviamente non può mai essere negativo, e ci ricordiamo la lista originale naturalmente. D'accordo? Come sempre. Dopodiché la postcondizione ci dirà che se la lista originale aveva almeno K nodi, ecco, vedete che qui sto usando questa forma, diciamo, ok? Per dire se le cose possono andare bene o no. Allora, se possono andare bene, restituirà, come ho detto, i primi K elementi, K nodi, da 0 a K-1 della lista originale, il nuovo nodo e il resto della lista, ok? Altrimenti non fa niente di interessante e semplicemente lascia la lista così com'è. Allora, che cosa succede qui? Lo schema della soluzione è il solito schema. La nostra funzione riceve la lista originale, riceve anche naturalmente la posizione e riceve il campo info del nuovo nodo da creare e restituisce la nuova lista con nuovo nodo inserito se possibile, oppure la lista originale se non si può. Questi sono i due casi base, e allora vedete che prima viene valutato, viene considerato il caso base in cui K sia 0, d'accordo? Voi sapete che K uguale a 0 è la stessa cosa di K false, e quindi questo è di questo test qua, not K. In questo caso noi restituiamo il nuovo nodo
con il campo info C e naturalmente però lo dobbiamo mettere in cima alla lista corrente, quindi a Q. Ok? Quindi il campo next del nuovo nodo deve essere Q, in modo tale da collegare il nuovo nodo con il resto della lista, perché il nodo in generale viene messo sempre all'interno della lista. Allora, c'è il caso naturalmente che quando K sia 0, anche Q sia 0, la lista sia vuota completamente. Allora che cosa faccio qui? Sto creando un nuovo nodo che punta a 0. Giusto? No? Quindi io devo inserire in posizione 0 un nuovo nodo in una lista vuota, in questo caso. Quindi giustamente è l'unico nodo che c'è e quindi il suo campo next deve essere 0. Ok? Ci siete? Poi c'è l'altro caso base, naturalmente io qui ci arrivo se K non è 0, quindi se K, visto che la mia precondizione dice che è maggiore o uguale di 0, significa che è maggiore di 0 in questo caso. E quindi io dovrei eventualmente, ok, scusatemi, dovrei inserire un nodo eventualmente in una lista vuota con un K in una posizione maggiore di 0. Questo ovviamente non è possibile, il che significa che cosa ci chiede la nostra posta? Ci chiede di restituire la lista originale. La lista originale è 0 e noi restituiamo 0. Ok? Vedete che la posta ci guida anche naturalmente nelle operazioni che dobbiamo fare, perché le operazioni naturalmente devono rendere vera la posta, è ovvio. Ci siete? Quindi l'ordine, se io invertissi l'ordine di queste due condizioni, farei un programma sbagliato, molto semplice. Ok? Quindi l'ordine è importante. Molto importante. Se passo i primi due test, significa quindi che cosa? Significa che io ho della lista da percorrere e che il mio K è maggiore di 0, quindi devo percorrere la lista e infatti che cosa faccio? Percorro la lista invocando la funzione ricorsiva con il resto della lista e contemporaneamente naturalmente diminuisco il K perché io voglio farlo diventare 0, d'accordo? Voglio farlo diventare 0. E quindi che cosa mi dice la, possiamo vederlo subito, la precondizione, quindi che cosa sarebbe la pre-RIC di questa invocazione ricorsiva? QNext deve essere ben formata, ok? È vero che QNext è ben formata? Beh, certamente Q era ben formata, non è 0 Q, quindi il resto della lista Q ben formato è certamente ben formata, quindi la lista QNext è certamente ben formata. Poi K-1 è maggiore o uguale di 0? Beh, se fosse stato 0 mi sarei fermato qui, quindi è maggiore di 0, quindi K1 è maggiore o uguale di 0, quindi vale la pre-RIC e posso quindi assumere per ipotesi induttiva che questa invocazione ricorsiva mi restituisca il risultato corretto, d'accordo? Cioè questa roba qua, per il resto della lista. Ovviamente, visto che i casi base non si applicavano, il nuovo nodo è stato inserito dopo il nodo corrente, non so dove, e non mi interessa neanche di sapere dove. È stato inserito comunque, per ipotesi induttiva, nella posizione giusta. Naturalmente nella posizione giusta del resto della lista. E io che cosa faccio? Prendo il nodo corrente e semplicemente lo faccio puntare al risultato di questo. Quindi ottengo naturalmente la lista corrente più il nuovo nodo, d'accordo? Il nuovo nodo, e qui sto dicendo una cosa che non è proprio esatta, ma è il nuovo nodo nella posizione giusta. Ok? Perché nella posizione giusta? Beh, io voglio inserirlo nella posizione K della lista corrente Q, ok? Non è in prima posizione, se no andava qua, d'accordo? Quindi è dopo, non so dopo. Ma certamente quello che andrà messo nella posizione K-1 del resto della lista. Cavolo, se dovevo metterla nella posizione K della lista intera, tolgo il primo nodo, andrà messo nella posizione K-1 del resto. Direi, o no? E quindi
mi sembra che tutto torni, quindi per ipotesi induttiva questa ci restituisce la lista giusta, cioè quella che il resto della lista con nella posizione K-1 il nuovo nodo, quindi l'avremmo messo nella posizione K della lista Q, come desiderato, quindi noi restituiamo Q. Naturalmente qui ho detto una cosa imprecisa, nel senso che io non so se la funzione, cioè se l'operazione di inserire il nuovo nodo andrà a buon fine o meno, ok? Quindi quando io dico che questo mi restituisce il risultato giusto, dipende, il risultato giusto può essere quello in cui effettivamente il nodo è stato inserito in posizione K-1, se c'era la posizione K-1 disponibile, oppure potrebbe essere la lista originale, nel caso in cui sia fallito l'inserimento. Ma in entrambi i casi io ci attacco Q davanti e la cosa funziona, naturalmente, d'accordo? Perché naturalmente se l'inserimento fallisce qui, significa che deve fallire anche nell'intera lista. D'accordo? Se non riesco a inserirlo in posizione K-1 di una lista più corta di 1, non riuscirò neanche a inserirlo in posizione K di una più lunga. Quindi in entrambi i casi, sia che l'operazione fallisca, sia che abbia successo, l'invocazione ricorsiva ci restituisce il risultato giusto. D'accordo? Se fallisce ci restituisce la lista originale, altrimenti ci restituisce la nuova lista. Un nuovo nodo, in ognuno dei due casi devo aggiungere Q e sono contento, ok? E questa è la prima soluzione. Ovviamente questa soluzione, come al solito, può compiere delle operazioni inutili come questa, d'accordo? A volte serve, naturalmente. Quando è che serve? Qualcuno me lo può dire? Quando è che serve? Quando è che serve quello, l'assegnazione Q freccia next uguale ins? Quando il nodo... Sì, quando da 1 si passa a 0 con l'invocazione ricorsiva. Quindi il nuovo nodo diventerà il primo del resto della lista e quindi il puntatore del nodo corrente deve effettivamente cambiare. Esattamente, e in tutti gli altri casi non serve, ma come facciamo a saperlo a priori? Non lo sappiamo. E quindi c'è a disposizione la soluzione 2. Soluzione 2 che dice no, non vogliamo fare operazioni inutili, vogliamo cambiare solo il campo next e il nodo che ci serve. D'accordo? Quindi che cosa succederà? Che la ricorsione si deve fermare al nodo che precede quello che dobbiamo aggiungere. Quindi non dobbiamo far diventare K0 in sostanza, d'accordo? Ma lo vogliamo far diventare 1, ok? E questo già ci dice una cosa che non è così simpatica di questo tipo di soluzioni. Se il nostro caso base sarà K uguale a 1, cioè significa che il nuovo nodo noi lo vogliamo mettere nella posizione 1, nella lista, naturalmente, d'accordo? Perché vogliamo che segua un nodo che già c'è, fondamentalmente, questa è l'intuizione. Ma allora significa che la nostra funzione non è capace di inserire il nodo nella posizione 0, il nuovo nodo, ma a partire solo dalla posizione 1 in avanti. Quindi se io voglio inserire un nodo in posizione 0 non posso usare questa funzione qua. Devo voler inserire il nuovo nodo dalla posizione 1 in avanti, altrimenti non ci riesco. Quindi in questa soluzione qui la nostra base è che K sia 1 e la ricorsione ovviamente è che K sia maggiore di 1 e come prima naturalmente userò la ricorsione per scorrere la lista e contemporaneamente diminuire K. Ecco quello che ho appena detto, non va con K uguale a 0, cioè non si può inserire in prima posizione nella lista e questa è una limitazione non da poco. Comunque abbiamo sempre visto che la nostra soluzione di tipo 2 ha delle limitazioni aggiuntive, d'accordo? In questo caso direi che è una limitazione piuttosto sgradevole. Allora, questa è la nostra soluzione, vedete che la precondizione ci dice che K deve essere maggiore di 0, d'accordo?
e contemporaneamente ci richiede anche che la lista LQ sia non vuota, perché noi vogliamo fermarci su un nodo, quindi un nodo ci deve essere il nodo che precede quello da inserire. Ok? Quindi lista non vuota, quindi è richiesto dalla precondizione. Abbiamo delle limitazioni aggiuntive. Allora, cosa il caso base? Che k uguale a 1, k uguale a 1, e in questo, quando questo succede, che cosa significa? Che io sono sul nodo, quindi il nodo corrente, Q, il nodo che precede il nuovo nodo da inserire, quindi io lo devo mettere semplicemente Q next è il nuovo nodo da inserire, e come vedete però questo nuovo nodo deve puntare al resto della lista, d'accordo? In sostanza io sono sono qui, diciamo, questo è Q, questo è il resto della lista all'inizio, diciamo, e quello che voglio fare è inserire il nuovo nodo qui, questo che è quello puntato da Q lo faccio inserire, lo faccio puntare al nuovo nodo, e il nuovo nodo deve puntare a quello che era il resto della lista, d'accordo? E queste due operazioni sono molto semplici, quindi questo fa puntare Q al nuovo nodo, eccolo qua, e il nuovo nodo punta al quello che era prima il resto della lista, adesso segue il nuovo nodo. Osservate che ovviamente non c'è più nessun caso base su Q che diventi 0, ma è ovvio perché nella mia precondizione c'è scritto che Q non è mai vuota, quindi non può essere 0. Allora, altrimenti se K non è 1, che cosa succede? Allora, se c'è un seguito della lista, d'accordo? Vedete che cosa significa questo? Cioè, se Q non è l'ultimo nodo, perché noi sappiamo che la caratteristica dell'ultimo nodo è avere il campo next uguale a 0. Quindi se Q next non è 0, significa che Q non è l'ultimo nodo, c'è un nodo successivo. Quindi io posso coltivare la speranza, diciamo, di fare l'inserimento nel resto della lista, e vado avanti quindi ricorsivamente. Quindi il fallimento, perché la lista finisce troppo presto, è semplicemente il ramo else di questo if, e visto che in quel caso non si fa assolutamente niente, non c'è niente, semplicemente non c'è neanche bisogno di mettere return, perché la nostra funzione è void, quindi non si fa niente e automaticamente la lista originale non viene modificata, non faccio nessun cambiamento. L'unico cambiamento può essere questo. D'accordo? Quindi se ho ancora speranza, perché c'è un resto della lista, d'accordo, che potrebbe essere sperabilmente abbastanza lungo, faccio un'invocazione ricorsiva. Naturalmente col resto della lista e un K diminuito di 1. D'accordo? Questa è la mia seconda soluzione. Se come abbiamo già sottolineato, ha delle limitazioni, d'accordo? In particolare che questa funzione non si può usare per inserire un nodo in testa a una lista data. È noioso questa cosa. Poi che cosa abbiamo? La terza soluzione, naturalmente, che è questa, e nella sua semplicità è abbastanza perfida, ve lo dico sempre, quando c'è il passaggio per riferimento bisogna fare molta attenzione a quello che effettivamente succede. Quindi c'è il passaggio per riferimento, Q viene passata per riferimento e ritorniamo apparentemente al caso, diciamo alla soluzione 0, quindi il caso base è K uguale a 0. In questo caso, che cosa facciamo? Facciamo semplicemente, creiamo un nuovo nodo perché K è 0, quindi è il momento di crearlo. Vedete che l'ordine dei casi base è lo stesso della prima soluzione. Prima guardiamo K e poi semmai guardiamo se Q continua oppure no. D'accordo? Quindi esattamente come nella prima soluzione. Allora, quindi se K è 0 è il momento di creare il nodo. Lo facciamo puntare al resto della lista se c'è. D'accordo? Il resto della lista è proprio Q,
il prossimo nodo, perché il nuovo nodo va in cima alla lista corrente, come nella prima soluzione. E poi facciamo questa cosa fantomatica, Q uguale new. Questa è, diciamo, io vi consiglio di pensarci su un secondo, perché abbiamo Q qui e Q lì, quindi il nuovo nodo punta alla lista Q, ma lo assegniamo a Q. Come minimo da pensare un secondo. Allora, come al solito, qui usiamo l'R valore di Q, cioè qui nel campo next del nuovo nodo facciamo puntare al nodo corrente e tutto quello che viene dopo il nodo corrente, d'accordo? Però qui usiamo invece l'L valore di Q. L'L valore di Q è il campo next del nodo precedente, d'accordo? A quello corrente. E quindi la lista che abbiamo creato, la nuova lista, viene inserita, fatta puntare dal nodo precedente, che è giusto, è esattamente quello che dobbiamo fare. Qui R valore, qui L valore, mi raccomando, eh? Quindi questo è il campo next del nodo precedente, se c'è un nodo precedente, o se no è la variabile inizio del chiamante, d'accordo? Qualora tutto questo avvenisse con una lista vuota, per esempio. Allora, se K invece non è 0, significa che dobbiamo usare la ricorsione per arrivare a 0, ma naturalmente dobbiamo contemporaneamente avere abbastanza lista per arrivare a 0. Quindi se Q fosse 0, in questo caso, ovviamente non abbiamo abbastanza lista per far diminuire K, e quindi significa che non dobbiamo fare niente. E infatti eravamo in qualche modo... else qua, d'accordo? Eramo else, non facciamo niente, tanto la funzione restitution void non viene cambiata la lista originale, che è quello che viene richiesto in questo caso. La lista resta esattamente la stessa di quella originale, non facciamo niente. Quindi in questo caso ci accorgiamo di non riuscire a inserire il nodo e non facciamo niente. La lista ovviamente resta quella che era, senza cambiamenti. Se invece Q è un nodo, d'accordo? È un nodo, allora possiamo andare a vedere se riesco a fare l'inserimento a partire dal resto della lista. Ovviamente il resto della lista potrebbe essere 0, ok? Potrebbe essere 0 perché io so solo che il nodo corrente c'era, ovviamente. Il resto della lista potrebbe essere 0, ma va bene perché se K era 1 e adesso diventa 0, mi ritrovo nel caso base e quindi farei quello che devo fare. Creerei il nuovo nodo e l'attaccherei al nodo Q corrente, che era l'ultimo. Ok? Quindi spero che sia abbastanza chiaro. Questa assomiglia apparentemente alla prima soluzione, in particolare i casi base sono gli stessi, e anche nello stesso ordine, prima K uguale a 0 e poi Q uguale a 0, solamente che nel caso Q uguale a 0 non devo fare proprio niente, d'accordo? Nel caso K uguale a 0 invece c'è questo piccolo... diciamo cosa su cui riflettere, della Q che appare in due posizioni che apparentemente sono contrastanti, ma invece non lo sono per niente. Ok? Quindi qui, lo ripeto, scusatemi la noia, qui si usa l'R valore e qui si usa l'L valore di Q. E questo è garantito dal passaggio per riferimento. Ok? Quindi questa è la terza soluzione, funziona facilmente, e ha naturalmente i vantaggi della prima soluzione, quindi la generalità in particolare, e questa può inserire anche con K uguale a 0 ovviamente. Ok, prima che mi ritrovi con l'aula vuota, forse è meglio interrompere. Scusate, volevo solo dire una cosa. I risultati del primo compitino sono stati pubblicati nel weekend. Ho avuto pochissime reazioni, se qualcuno ha qualche domanda da fare o richiesta di chiarimento, si faccia avanti, insomma. In particolare, anche sugli invarianti, naturalmente. Particolarmente punitivo per le soluzioni
che in qualche modo cercassero di evitare il problema posto. Quindi ci sono persone che hanno copiato la caffetta in un array per poter fare il match più agevolato, che non hanno fatto lo shift a sinistra ma hanno lasciato il buco facendo una stampa che saltava il buco, insomma hanno cercato in qualche modo di sgattaiolare e semplificarsi l'esercizio. Ecco, quella non è una modalità accettabile di fare gli esami, mi dispiace, e quindi sono stato punitivo, perché sarà così anche nel futuro. C'è un esercizio, bisogna fare quello, non bisogna cambiare l'esercizio. Insomma.